disporre. E forse è dato compito a questo geografo veneto Rizzi Zannoni di dire disegnami i miei territori. Quindi non era il programma che non potevano farla, l'hanno disegnata. E abbiamo subito notato e abbiamo approfondito che, restando nell'ambito delle carceri, delle carceri e delle proprietà borboniche, abbiamo due segni forti, quella della caccia del fusato che dà sul mare, verso Pozzuoli, e l'altra, la tenuta di caccia di Villa Albertini che dà nel Vesuviano. Erano le due più grandi su cui il re gestiva questa sua passione della caccia, lasciando poi tutto il percorso delle ville vesuviane verso Portici e dall'altro lato. Andando ad ampliare questa cartina si vede dove siamo noi adesso, questa è la struttura di Villa Albertini, questo puntino che noi ritroviamo che è il platano come passaggio, e questo è il viale, lo chiamano dei gelsi. Questo viale, questo cannocchiale, arrivava fino a San Gennaro a un certo punto. Qualcuno qui della zona se lo ricorda ancora, dove c'era l'incrocio di questi assi c'era un grosso casolare dove giustamente i cavalli che arrivavano lì venivano comunque sellati di nuovo, venivano, c'era l'abbeveratoio e c'era il punto di incontro, e da qui si partiva per la caccia. Questo viale dei Gelsi è stato fatto di sana pianta dall'allievo del Vanvitelli, perché questo percorso non c'era. Se ci fate caso, ma giusto per avere un punto di riferimento, l'asse del platano è spostato sulla destra, sul punto della chiesa, per avere questo percorso. Dove c'è la signora con il rosso, in fondo, se la vedete, dove sta venendo pure la macchina. Questo qui dovete immaginarlo in che modo, ed è descritto, quindi i documenti ce li abbiamo, tutto con lampioni ad olio e tutti con pianti di gelso sulla destra, e ogni 40 metri c'erano delle panchine in marmo che accompagnavano fino al centro del bosco. Questo tutto, questo è tutto materiale di ricordo, perché poi quando arrivano dentro trovano la foresta, quindi per i gesuiti la foresta andava bene, quindi c'erano le loro coltivazioni. Avere un ingresso di valore importante per il re doveva essere tutto quanto rifatto. Se ci fate caso, sul lato sinistro c'è un muro, perché qui per raddrizzare il dislivello loro fanno una compagnatura sul lato destro, sul lato sinistro, e fanno tutto questo percorso fino in fondo, e ci mettono 2 anni, dal 77 al 79, per strutturare tutta la parte di caccia e poi per arrivare a ristrutturare tutto qua. Perché che succede? Loro ritrovano qui l'acqua, giustamente c'era un solo pozzo, i gesuiti avevano necessità di poca acqua ed era nel vecchio giardino. Loro fanno una cisterna, scavano una cisterna di 12 metri per 12 metri con una profondità di 8 metri, con negli angoli, poi ve li faccio vedere dopo, i 4 purgatori per la raccolta delle acque. Quindi c'è una struttura qui enorme sotto che stiamo cercando di portare tra virgolette alla luce. Ritornando al percorso che dicevamo prima, sono arrivati. Quindi hanno fatto la loro caccia, cara Maria Carolina sta aspettando il re che arriva. Finisce qua, che succede? Questa parte qua viene costruita di sana pianta che avete sulla sinistra, perché qui i cavalli venivano rimessi a dormitorio, c'erano i cavalieri che lasciavano le loro armi e c'erano anche tutto quello che riguarda la cacciagione, venivano di posto qui, e il re andava direttamente sull'androne nella parte centrale. Questa è proprio chiamata loggia dei cavalieri, che poi avrà una duplice funzione, quella di ricovero per quanto riguarda tutto quello che era appannaggio della caccia, e sopra sul belvedere, che vedremo alla fine, diventerà un luogo di teatro, perché la sera, giustamente, tutti insieme, c'erano degli spettacoli, e quel luogo lì aveva uno scenario che vedremo sul Vesuvio, era l'ideale per vedersi. Ma c'era anche un altro aspetto, che dietro, aiutate con l'immaginazione, c'era il giardino privato della regina, poi vi farò vedere. Quindi i sudditi erano sopra ad ascoltare, la regina con re lo ascoltavano da vivo, quindi non stavano insieme, quindi avevano la focale da sopra e da sotto. In questo percorso che stiamo facendo abbiamo abbinato, proprio perché c'è questo aspetto dell'arte che anche all'epoca e del teatro era comunque sentito, abbiamo cercato di abbinare in un breve tempo, e li ringrazio, anche degli artisti che hanno fatto delle loro installazioni durante questo percorso. Io voglio invitare Fermaro Cilvini un attimo con noi. C'è una domanda. Sì. La domanda è perché prende il nome di Villa Albertini? Il passaggio è molto 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 delicato, quindi civile, no, la famiglia degli Albertini.
Prospero Albertini, proprio stamattina il principe, ci sarà domani, verrà con noi, ci ha regalato delle pergamene del 1425, in cui loro erano proprietari di questo feudo della foresta. Il feudo della foresta era un lascito che gli Orsini avevano fatto agli Albertini e loro sono rimasti qui fino al 1625. Che succede nel 1625? Grazie per la domanda, che poi voglio dire, se andiamo a Spingolatus non ce ne usciamo più. Vabbè, però la curiosità, la curiosità. Quindi gli Albertini in sé restano qui fino al 1625. Beatrice Orsini, che è una nobildonna napoletana, legata alla Compagnia del Gesù. Se qualcuno di voi sta nella Chiesa del Gesù a Napoli. Sì. L'ultima cappella sulla destra, quella di San Francesco Saverio, l'ha costruita donando proprio Beatrice Orsini, dando grossi fondi ai gesuiti, e costruisce quella cappella. Beatrice Orsini è originaria di Nola. In questo contesto qui i gesuiti non c'erano di Napoli e già allora c'era uno scontro politico, perché c'erano i gesuiti di Cacciabella che però erano di Nola, di Roma, quindi c'era un presidio cacciabellensis dei gesuiti di Roma a Napoli, a Punticello. Significava che cosa? Che tutte le elemosine della zona li prendevano i romani e li portavano a Roma, quindi qua giustamente un presidio dei gesuiti di Napoli non c'era. In questa situazione qua Beatrice Orsini dice che cosa? Succede un momento in cui Francesco Albertini, Minutolo, vanno in decadenza la famiglia Albertini, entra in gioco lei e dice: vi do io i soldi, comprate affinché possiate comprare la proprietà degli Albertini. In modo tale che nel Vesuviano, al di là del collegio di Nola, che era un collegio dove si istruivano le persone, invece questo ha un'altra funzione, dice: comprate quella località Albertini per farne che cosa? Una grande masseria di campagna, perché c'è una grande produzione che ci serve di carne, di vino, per l'appannaggio del convento dei Gesuiti di Napoli. E così succede, arrivano poi i gesuiti e costruiscono tutta questa tenuta. Fino, e per 200 anni, tanta roba, fino al 1767, quando vengono cacciati dai Borboni. Quindi gli Albertini qui restano per poco tempo, però è talmente forte il loro impatto su questo territorio che chi acquisterà dopo, infatti poi leggeremo degli articoli dopo, chi verrà dopo sarà sempre la tenuta degli Albertini, quindi come primogenitura. Quando arriveranno i gesuiti la chiameranno l'Albertina. Quando poi arriveranno i Borbone, prendendo la tenuta dei gesuiti dell'Albertina, la chiameranno la tenuta degli Albertini. Da masseria diventerà villa quando effettivamente il re non lo porta nella masseria. Questo nome lo chiama villa. Ma lo chiama villa effettivamente perché posso immaginare come era strutturata prima, la parvenza di una vera e propria villa di campagna ce l'aveva qui. Oggi la vediamo così, è una mezza villa, però alla fine voglio dire... Che storia ce n'è tanto. Perciò gli Albertini è rimasto una primogenitura, però sono da oltre 500 anni che non hanno più un rapporto qui. Che poi addirittura, per concludere questo passaggio, arriva pure Giuseppe Bonaparte, Napoleone Bonaparte arriva qui. Il fratello, il regno di Napoli, 1806-1815, che succede? Che questa struttura viene acquisita direttamente dal regno francese e viene venduta. Diciamo che è talmente importante che per il quantitativo di economico che ne faccio posso comunque compensare delle problematiche economiche. E arriva Ottavio Mormile, che è il primo ministro di Napoleone, che dice, e anche all'epoca la politica aveva il suo perché, la compro io. E viene acquistata da Ottavio Mormile e dopo ci sono varie vicissitudini, non avrà figli Ottavio Mormile e quant'altro, siamo nell'unità d'Italia 1860, poi ognuno dei proprietari arriverà qui in qualche modo, ci sarà una parcellizzazione del tutto. Grazie per la domanda. Non ne fare più altrimenti, non sto scherzando, grazie. Signore, io ti avevo anticipato, mi fa piacere di questo tuo intervento. Prego.